stiamo celebrando gli All Blacks, non proprio come squadra di rugby, ma proprio come concetto, come mito. A livello planetario hanno un po' questa fama, no? Sono invincibili, ma da oltre un secolo. Se tu pensi, in Nuova Zelanda ci stanno 4 milioni e mezzo di abitanti, no? Roma praticamente. Eppure da più di 100 anni loro sono invincibili e le nuove generazioni continuano a essere invincibili. Quindi io li considero non come giocatori di rugby, ma come miti. In quanto miti li siamo andati ad accostare e a mixare con quelli che sono altri miti, anche personali, quindi i pittori del Rinascimento e le figure del Rinascimento, le statue di Canova, qualche quadro del Louvre, qualche fumetto. C'è Braccio di Ferro, c'è Superman, e li abbiamo messi insieme. Facendo finta che passando per strada e strappando i manifesti della pubblicità esterna, scavando attraverso gli strati, noi troviamo questa immagine, è come una combinazione, una slot machine. A un certo punto vedo che questa combinazione è giusta, è curiosa, è simpatica, stanno bene insieme. Indipendentemente dalla mano, dall'autore, dai secoli, dallo stile, dalla provenienza, questo io dico che è pop art, infatti è veramente popolare perché mischia insieme, mette insieme quelli che sono i miti più popolari della cultura visiva occidentale. Conoscono gli All Blacks non solo gli sportivi, non solo quelli che seguono il rugby, ma se tu chiedi chi sono gli All Blacks, meno male li conoscono un po' tutti. E a livello internazionale, secondo me sono un po' come il Brasile di Pelé e il Dream Team di Magic Johnson.